Voi, che vivete sicuri nelle vostre tiepide case. Voi, che trovate tornando a sera il cibo caldo e i visi amici. Considerate se questo è un uomo che lavora nel fango, che non conosce pace, che lotta per mezzo pane, che muore per un sì o per un no. Considerate se questa è una donna senza capelli e senza nome, senza più forza di ricordare, vuoti gli occhi e freddo il grembo come una rana d'inverno. Meditate che questo è stato. Vi comando queste parole, scolpitele nel vostro cuore, stando in casa, andando per via, coricandovi, alzandovi, ripetetele ai vostri figli o vi si sfaccia la casa. La malattia vi impedisca, i vostri nati torcano il viso da voi.